うん。<music> Buonasera buonasera a tutti, benvenuti a questo ultimo appuntamento con Spazio per Tutti. Sì, è l'ultimo perché andremo in pausa estiva. Io sono Marco del gruppo Astrofili Savonesi e questa sera abbiamo con noi Albino Carbogiani dall'INAF e Paolo Bacci dall'UAI e parleranno di un argomento molto intrigante che è il rischio asteroidi. E approfitto per fare il solito saluto ai ragazzi del liceo Cassini di Genova che ci seguono in tutte le nostre dirette. Avviso che metteremo i microfoni spenti dalla stanza Zoom e che se avete domande da fare ai relatori, li potete scrivere sia nella chat di Zoom, sia nelle chat su YouTube, su Facebook, su tutti i canali dove stiamo mandando la diretta e noi le gireremo per voi ai nostri relatori. A questo punto, di solito, io annuncio il prossimo appuntamento. Ma il prossimo appuntamento sarà dopo le vacanze, quindi state sintonizzati sui nostri canali e vi avviseremo delle nuove, delle nuove date, delle nuove uscite. Ringrazio ancora Albino e Paolo per essere con noi. Lascio la parola a Luigi del gruppo eh, degli Astrofili Polaris di Genova, che ve li presenta più dettagliatamente. Buon ascolto e buona serata. Va bene, grazie, grazie della linea Marco. Eh, questa sera abbiamo due ospiti, due relatori. Abbiamo deciso di parlare di, di asteroidi e ve li presento subito. Sono eh, Albino Carbognani, eh, ricercatore dell'INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica, e Paolo Bacci, eh, astrofilo, ma direi eh, astronomo amatoriale dell'Unione Astrofili Italiana e eh, l'ho definito appunto un astronomo amatoriale perché fra poco poi quando vedremo la sua presentazione fa dei lavori di, di grande livello che sono di grande aiuto per i professionisti eh, diciamo che per presentare Albino Carbognani Possiamo dire che, appunto, un ricercatore eh, de, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, uno dei massimi esperti italiani nell'ambito dello studio di de asteroidi, comete, corpi più piccoli del sistema solare, ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni professionali, ma è anche di, eh, molto conosciuto, appunto, come eh, divulgatore, eh, avendo scritto molti. Testi divulgativi, articoli, e, e quindi ha tenuto lezioni, corsi, eccetera, per cui è un, è un grande divulgatore. Paolo Bacci, eh, pur essendo non un professionista, ha contribuito insieme ad Albino anche a scoprire asteroidi o eh, scoprire l'anello che, che è in, intorno al pianeta nano Aumea. Eh, una pubblicazione che è stata uh, data poi su, sulla rivista Nature quindi abbiamo due ricercatori di diciamo tutti e due ricercatori di, di grande livello io ho preparato una breve introduzione eh, per per la serata di questa sera poi eh, lascio la parola a loro che sono eh, estremamente eh, validi e, e più competenti di me nel, nell'ambito di, di questa materia e vorrei appunto eh, spiegare perché questa sera abbiamo deciso di, ehm, di parlare di rischio asteroidi perché eh, con qualche settimana di anticipo eh, questa sera ricordiamo l'Asteroid Day cioè la giornata internazionale degli asteroidi che si tiene ogni anno il 30 giugno eh, questa data è stata decisa addirittura dall'Assemblea delle Nazioni Unite, quindi a livello mondiale viene eh, ricordato quest questo giorno, che è legato all'evento Tunguska, di cui non vi dico niente per non togliere le sorprese che ci racconterà Albino fra poco. Però il 30 giugno è l'anniversario di questo evento avvenuto eh, sopra i cieli della Siberia. L'intenzione Day eh, è quella di sensibilizzare l'opinione pubblica proprio sul rischio di impatto con gli asteroidi. E, e quindi ogni anno viene celebrata in tutto il mondo proprio per rendere eh, eh, le persone consapevoli di questi rischi. Un'altra cosa che, che vogliamo dire è che la generazione attuale degli astronomi è una generazione molto fortunata, perché quando si parla di eh, asteroidi molti pensano... Che siano semplicemente dei piccoli sassi in giro per il Sistema Solare e che non siano nulla più di una piccola traccia sul, sul fondo del cielo o un piccolo puntino fra le stelle. Ma c'è molto di più per gli asteroidi perché da Terra noi non riusciamo, salvo rarissimi casi, a vedere dei dettagli della loro superficie. E questo è andato avanti per moltissimo tempo si riescono ad avere delle informazioni dalla luce che riceviamo per capire per esempio la composizione chimica o il periodo di rotazione, ma 30 anni fa esatti, cioè nel 1991, per la prima volta una sonda è passata nei, in prossimità di un asteroide e quindi ci ha mandato le fotografie dell'asteroide Gaspra, la sonda era la Galileo che si stava muovendo verso Giove, e abbiamo avuto per la prima volta delle informazioni e, e delle evidenze di quelle che erano le ipotesi che c'erano da parte de, degli studiosi. Appena due anni dopo, la sonda Galileo, che era sempre in viaggio verso, eh, verso Giove, ci ha mostrato le fotografie di un altro asteroide, l'asteroide Ida, e. La sorpresa c'è stata nel momento in cui si è visto un piccolo eh, satellite in orbita in questo, attorno a questo asteroide. Quindi vediamo che sono oggetti piccoli, quelli con cui abbiamo a che fare, dell'ordine di qualche chilometro, qualche decina di chilometri, ma sono mondi eh, che possono essere anche complicati e molto interessanti da studiare. Dicevo che. Eh, sono fortunati gli, ast gli astronomi di questa generazione perché, appunto, siamo passati nel giro di pochi anni da vedere gli asteroidi come dei puntini di luce sullo sfondo delle stelle, e proprio in questo periodo, la missione Osiris, Rex, ha prelevato un piccolo campione dall'asteroide Venu e lo sta riportando a Terra. Quindi vediamo che. Eh, gli astronomi sono passati da fare alcune ipotesi sugli asteroidi a non solo a vederli con le telecamere delle, delle sonde, ma fra pochi anni, fra due anni, avremo proprio un campione a terra. E quindi il salto è stato notevole. Adesso non voglio rubare altro tempo agli ospiti perché eh, sono loro il vero motivo di interesse della serata. Quindi interrompo la condivisione e lascio la parola ad Albino Carbognani che ci parlerà dell'evento del, dell Tunguska da Tunguska a Celiabinsk. Prego, Albino. Sì, grazie Luigi. Adesso condivido il mio schermo. Ringrazio il gruppo Astrofili Savonesi e Polaris per, per questo invito, ovviamente, sono molto contento di essere uh, fra di voi. A questo punto dovreste vedere il mio schermo. Sì. Ok, perfetto. Ecco, uh, allora eh, chiaramente, come ha detto Luigi. Uh, diciamo, mi, fico, mi focalizzo su Tunguska e Celiabinsk. Uh, con Chelyabinsk vi farò vedere un po' nei dettagli come sono stati ottenuti tutti i dati uh, riguardanti la caduta e l'origine dell'asteroide. Dell uh, però, prima, brevemente, vi ricordo che cos'è un asteroide e, e in particolare perché la Terra. Uh, sia costantemente, diciamo, sotto il rischio di collisione con questo tipo di corpi celesti, che ovviamente sono corpi celesti che appartengono al nostro sistema solare. Vedete in questa diapositiva uh, una rappresentazione schematica del sistema solare fino all'altezza dell'orbita di Saturno, praticamente. Avete il Sole al centro. Le orbite dei pianeti terrestri Mercurio, Venere, Terra e Marte. Eh, la Terra è il, diciamo, il pianeta con l'orbita in azzurro. Poi avete quella specie di fascia toroidale eh, di colore rosa, che sono diciamo la rappresentazione grafica della fascia principale degli asteroidi. Dopodiché segue l'orbita di Giove con le Due nubi di asteroidi troiani nelle 4 e nelle 5, i due punti lagrangiani del, dei punti di equilibrio del sistema Giove-Sole e poi dopo Saturno, Urano e Nettuno. Ecco quindi diciamo eh, quello che ci interessa l'argomento di questa sera è eh, la fascia principale, che come vedremo è l'origine dei Near Earth, ma in particolare gli asteroidi Near Earth, cioè prossimi alla Terra, quindi quelli che. Possono avere una probabilità diversa da zero di collisione con il nostro pianeta. Quindi diciamo gli asteroidi possono essere importanti a diversi livelli, quindi possono essere importanti perché studiando in Earth cerchiamo di evitare che il nostro pianeta sia soggetto a degli impatti che potrebbero avere. Eh, conseguenze anche molto gravi, ma sono anche importanti diciamo dal punto più strettamente scientifico, perché comunque studiare gli asteroidi e le comete in generale, i corpi minori del Sistema Solare, vuol dire andare a, a studiare i resti dei planetesimi da cui si sono formati i pianeti e i loro satelliti 5 miliardi di anni fa e quindi diciamo è un po' come andare all'indietro nel tempo e cercare eh, di capire quali sono le nostre origini. Ecco, adesso cerchiamo di uh, vedere un pochino meglio. Prima uh, Luigi vi ha fatto vedere l'immagine di Gastro, ripresa dalla Galileo. Ecco, la stessa sonda Galileo uh, riprese anche questo mh, bel esemplare di asteroide di fascia principale, che è 243 Ida, e uh, è un tipico, un tipico asteroide, se volete, nella fascia principale eh, di cui prima avete visto un po' la collocazione spaziale all'interno del Sistema Solare, eh, sono noti circa un milione di asteroidi complessivamente. Il maggiore oggetto di questa fascia è Cerere, che però adesso è classificato come pianeta nano. Cerere ha un diametro di circa un migliaio di chilometri. Eh, dopodiché il secondo oggetto come, come massa e eh, dimensioni è l'asteroide Vesta, che è sui 550 chilometri di diametro, e tutti gli altri. A scendere, e quindi, diciamo un tipico asteroide di fascia principale, se è grande qualche decina di chilometri, è un oggetto relativamente grande e massiccio. Insomma, per essere un asteroide, come appunto qui eh, Ida, che è lungo circa 53 chilometri e largo una ventina. Ecco, eh, se andate giù con le dimensioni eh, si trova che il numero di asteroidi aumenta. In modo esponenziale. Quindi, mano a mano che si scende nelle dimensioni con cui voi considerate gli asteroidi, più questi sono numerosi e sono tantissimi. e Questo distribuzione delle dimensioni è proprio dovuto all'evoluzione collisionale che hanno subito gli asteroidi che popolano eh, la fascia principale. Quindi vedete anche qui sulla superficie, in questa immagine, sulla superficie di Ida. Che è rivellata da crateri da impatto, un pochino come la nostra Luna, né più né meno. Ecco, questi crateri sono stati provocati su Ida dalla collisione di asteroidi più piccoli che popolano la fascia principale, e a sua volta le collisioni hanno generato delle schegge che sono a loro volta diventati asteroidi, e così via. Quindi capite che nell'arco di 5 miliardi di anni. Un asteroide che è un oggetto relativamente piccolo, vedete, non, non sono nemmeno sferici, gli dà la forma di una patata e questo vale in generale per qualsiasi asteroide, diciamo l'oggetto più sferico nella fascia principale è Cerere sostanzialmente perché supera con le sue dimensioni gli 800 km di diametro, che sono un po' il limite fra la forma qualsiasi e la forma tendenzialmente sferica per effetto della gravità che riesce, diciamo così, a rendere... Mh, sferici gli oggetti però se l'oggetto è abbastanza piccolo le forze di stato solido uh, hanno una forza sufficiente a contrastare la gravità e quindi diciamo l'oggetto può avere una forma qualsiasi come appunto vedete qui ecco uh, quindi dicevo evoluzione di tipo collisionale che uh, ha provocato un cambiamento nella struttura degli asteroidi qui vedete in questa Bellissima animazione ripresa dalla sonda OSIRIS-REx della NASA, eh, Bennu che ruota attorno al proprio asse in poco più di quattro ore, questo è un asteroide molto più piccolo rispetto a Ida, Ida era lungo 53 km, qui invece Bennu è mezzo chilometro di diametro, quindi un oggetto molto più piccolo, però vedete che ha una struttura completamente diversa, si nota subito che ad esempio non ci sono crateri di, da impatto rilevanti sulla superficie, anzi, proprio se proprio vogliamo dirla tutta, più che un asteroide con una superficie diciamo solida tipica come Ida, questo sembra più un aggregato di pietre, pietre tenute insieme dalla reciproca forza di gravità. E in effetti, Benno, diciamo, è un esempio di asteroide Pile, quindi con una struttura che non è monolitica, ma è formata dall'unione di tanti blocchi di dimensioni più o meno grandi che sono tenuti insieme dalla reciproca forza di gravità. Ecco Benno è proprio un esempio di asteroide che ha subito una collisione importante, quindi che l'ha quasi completamente distrutto. Eh, una parte dei frammenti più piccoli e veloci sono entrati in orbita attorno al Sole e a loro volta sono diventati asteroidi. E gli altri, quelli più lenti, quelli più grandi, si sono riaggregati a formare un corpo che, diciamo, non ha niente a che fare con il corpo primitivo. Vedete anche questa forma. A diamante, che è l'effetto della rotazione abbastanza veloce di Bennu attorno al proprio asse, che ha provocato un accumulo di materiale sulla fascia equatoriale dell'asteroide. Quindi vedete che mh, guardare Ida e guardare Bennu è un po' come vedere eh, l'inizio e la fine dell'evoluzione di un asteroide. Insomma, Ida è il blocco monolitico diciamo abbastanza primitivo, mentre invece Bennu è il risultato di collisioni importanti che si sono avute nella fascia principale. Ecco, quindi eh, questo tipo di collisioni sono andate avanti da 5 miliardi di anni a questa parte e hanno provocato tantissimi asteroidi secondari, tantissime schegge, okay, Che sono entrati in orbita attorno al Sole, hanno aumentato la popolazione della fascia principale, ma ovviamente una scheggia quando viene generata può avere una velocità anche abbastanza diversa da quella del corpo progenitore, a seconda dell'energia cinetica che riesce a portarsi via. E quindi capite che è ragionevole aspettarsi che, dalla fascia principale degli asteroidi, quindi quella zona eh, di oggetti rocciosi compresa fra Marte e Giove, escano dei frammenti, eh, e quindi si generino altre popolazioni di asteroidi, come ad esempio eh, la popolazione degli asteroidi NERRET, che sono diciamo. Le schegge delle collisioni avvenute nella fascia principale che sono state proiettate al di fuori di questa regione di spazio sono entrate ovviamente in orbita eliocentrica. Alcune possono anche essere state espulse dal sistema solare se la velocità è abbastanza alta, se è superiore a quella di fuga, oppure possono essere eh, entrate in collisione con il Sole, quindi essersi vaporizzate nell'atmosfera del Sole. Ma comunque, diciamo, gli asteroidi che sono sopravvissuti a questo processo dalla fascia principale verso il sistema solare interno, adesso ce li ritroviamo, grosso modo, ad orbitare eh, nella stessa regione di spazio in cui orbitano eh, i quattro pianeti terrestri e in particolare la nostra Terra. E quindi è per questo motivo che si parla di asteroidi near Earth, quando, diciamo così, la distanza tra l'orbita della Terra e l'orbita dell'asteroide scende al di sotto al, di circa 0,3 unità astronomiche, quindi 45 milioni di chilometri grossomodo. grosso modo. Nel complesso i near noti sono circa 25.000, okay, ma diciamo che questa è solamente la punta dell'iceberg. Eh, in realtà si può stimare che in base alla legge di crescita esponenziale con il diametro, man mano che scendete col diametro, il numero di asteroidi near-earth eh, raggiunge diversi milioni di esemplari, quindi capite bene che eh, anche se ne sono noti 25.000 può sembrare un numero importante, in realtà è solamente una piccola parte della effettiva popolazione di asteroidi che è possibile stimare. Ecco, vi ho detto che eh, i NERERT vengono generati dalle collisioni all'interno degli asteroidi di fascia principale però diciamo non è proprio tutta la storia, ci vogliono altri ingredienti che sono un po' sintetizzati in questa divertente vignetta disegnata da Vincenzo Zappalà, che è stato direttore dell'Osservatorio Astronomico di Torino, in cui voi vedete due asteroidi A e B che si incontrano, ossia hanno una collisione, vengono generati dei piccoli frammenti, vedete qui C e D, eh, questi piccoli frammenti si subiscono oltre all'effetto della Forza di gravità di Giove, che è all'esterno della fascia principale, quindi dà un contributo importante alle perturbazioni gravitazionali delle orbite degli asteroidi, eh, sono anche soggette all'effetto eh, della radiazione solare. La radiazione solare eh, viene assorbita dalla loro superficie. Gli asteroidi sono anche oggetti abbastanza scuri, quindi assorbono bene la luce del sole, dopodiché viene riemessa sotto forma di radiazioni infrarosse, quindi si genera una specie di effetto razzo, come quello che. Abbiamo sulle comete quando sublimano, e questo effetto razzo può modificare l'orbita uh, dell'asteroide, della ex scheggia che adesso diciamo, è diventato un asteroide autonomo vero e proprio. E uh, questa orbita, modificandosi, può entrare in risonanza con Giove, che vuol dire che ogni tot uh, giri dell'asteroide attorno al Sole, Giove ne fa un certo numero. E eh, le configurazioni asteroide-Giove si eh, replicano periodicamente nel tempo. Ecco, quindi questo provoca una, eh, diciamo una somma delle perturbazioni gravitazionali che Giove provoca sull'orbita dell'asteroide, quindi è per questo che c'è il cartello Danger Resonance, perché eh, lì sei in risonanza con Giove, quindi la tua orbita è instabile perché viene soggetta a perturbazioni continuamente. Da parte del pianeta gigante. Queste perturbazioni si sommano perché le configurazioni geometriche si ripetono. E quindi l'asteroide la, eh, eh, diciamo cambia la sua orbita e eh, può essere sbalzato in un'orbita che eh, va, a, diciamo così, a intersecare il sistema solare interno, e quindi l'oggetto diventa un asteroide nella realtà. Quindi vedete che è un processo eh, abbastanza complicato gli asteroidi maggiori, le collisioni i frammenti sono soggetti alla radiazione solare che ne cambia l'orbita, entrano in risonanza con Giove e questi li spedisce eh, in parte eh, verso il sistema solare interno e quindi diventano asteroidi inerenti e vedete che eh, la Terra, diciamo così è abbastanza in questa vignetta è abbastanza eh, diciamo non è contenta di trovarsi questi piccoli oggetti nel proprio uh, giardino di casa, ecco uh, uh, come si vedono gli effetti delle risonanze di Giove, quindi gli effetti delle perturbazioni di Giove uh, sulle orbite degli asteroidi. Beh, se voi fate un grafico uh, in cui mettete il numero di asteroidi della fascia principale in funzione del semiasse maggiore, quindi parole povere il raggio dell'orbita, vedete che in corrispondenza di eh, certi rapporti interi con il periodo orbitale di Giove, la popolazione di asteroidi diminuisce drasticamente. Quindi, ad esempio, guardate qui la, la risonanza 3-1, che vuol dire che ogni tre giri di un asteroide, Giove ne fa uno e le configurazioni geometriche si ripetono, e quindi qui c'è lo svuotamento. Di questa regione di spazio col semiasse maggiore 2,5 unità astronomiche, proprio perché Giove appena entrano lì, li sbatte via. E la stessa cosa si ha per le risonanze 5-2, 73, 2,1 e così via. ok? Quindi vedete che queste che si chiamano lacune di Kirkwood sono, diciamo, eh, la prova che effettivamente il campo gravitazionale di Giove ha una importanza fondamentale nel determinare diciamo così l'evoluzione dell'orbita di un asteroide quindi eh, gli asteroidi in Earth sono diciamo hanno questa origine e ovviamente nella fascia principale anche se è un tasso inferiore rispetto a quello che avveniva 5 miliardi di anni fa quando era molto più popolata continuano ad avvenire collisioni e continuano ad essere Lanciati asteroidi verso il sistema solare interno. Quindi, diciamo così, la sorgente dei Near Earth, anche se è meno intensa rispetto a qualche miliardo di anni fa, è ancora attiva. Quindi, diciamo così, di Near Earth ce ne sono in giro parecchi e continueranno a essercene in giro parecchi. Quindi, è un problema uh, che ha uh, un intervallo temporale dell'ordine almeno delle decine di milioni di anni, che è il tempo tipico che impiega un asteroide dalla fascia principale a diventare un Near Air. Quindi quando arrivano all'altezza della Terra, <coughs> è chiaro, lo capite, è una cosa abbastanza intuitiva, per eh, minimizzare il rischio di collisione, la prima cosa che dovete fare è cercare di scoprire il maggior numero di questi oggetti, di questi asteroidi Near Air, in modo da poterne eh, ottenere l'orbita e quindi poter prevedere con un certo grado di affidabilità l'eventuale probabilità di collisione con la Terra eh, in un futuro più o meno prossimo. Ecco, come stanno le scoperte all'ora dei near Earth? Beh, vedete qui in questo grafico che vi mostra il numero di scoperte in funzione della data. Vedete che l'anno che discrimina fra tante scoperte e poche scoperte è il 2000 sostanzialmente. Uh, la parte rossa vi indica la scoperta degli asteroidi con diametro superiore al chilometro, quindi oggetti grandi per essere delle schegge, e vedete che questa uh, la parte rossa del grafico è praticamente stazionaria al momento. È cresciuta uh, abbastanza dal 1990 al 2000, ancora un po' dal 2000 al 2010, dopodiché, dal 2010 al 2020 è praticamente stazionaria. Quindi vuol dire che sostanzialmente. Sono stati scoperti quasi tutti gli asteroidi Nero Earth importanti, quelli con diametro superiore al chilometro, quindi quelli in grado, nel malaugurato caso che colpissero il nostro pianeta, di provocare una catastrofe climatica globale, quindi di provocare eh, un'estinzione di massa sostanzialmente. Ecco, invece, vedete che la parte arancione del grafico, che vi riporta il numero di scoperte degli asteroidi con diametro superiore ai 140 metri, sale linearmente, mentre invece sale molto più rapidamente, una cosa tipo esponenziale, la scoperta di tutti gli asteroidi. E proprio perché negli ultimi anni si cerca di scoprire il maggior numero di oggetti con diametri sempre più piccoli. Quindi si costruiscono telescopi in grado di. Uh, rilevare oggetti sempre più deboli, e quindi questo giustifica uh, l'impennata del grafico. E non solo, si usano tecniche anche molto più efficaci, software molto più efficaci di detection, e questo vi causa, diciamo così, l'impennata del numero di scoperte. Come sono distribuiti i diametri? Beh, come c'è da aspettarselo? Sono pochi quelli grandi con un diametro superiore al chilometro, vedete, sono solo 891 e eh, dalle stime che se ne può fare si, eh, si sa che circa questo rappresenta il 95% di tutti gli asteroidi con diametro superiore al chilometro, poi vedete che mano a mano che scendete con il diametro il numero di oggetti sale, quindi avete un massimo tra i 30 e i 100 metri di diametro, vedete che sono, sembrano oggetti abbastanza piccoli, ma a 30 e 100 metri di diametro ci sono gli asteroidi di classe Tunguska, quindi quelli di cui parleremo poi fra poco, quando vi illustrerò per solmi capi quello che è successo a Tunguska il 30 giugno 1908. Dopodiché c'è una diminuzione della, del numero di asteroidi, quindi quelli più piccoli sembrano pochi, in realtà questo è un bias osservativo. Quelli più piccoli vengono osservati, eh, vengono scoperti. Eh, più eh, raramente perché sono difficili da, da scoprire. Infatti, vi ho detto che gli asteroidi hanno superfici molto scure, quindi eh, se l'oggetto è anche piccolo, è chiaro che sono eh, molto deboli, visto che li possiamo vedere solamente per, eh, perché riflettono la luce del Sole. Sono molto deboli, quindi quando sono distanti dal nostro pianeta anche solo pochi milioni di chilometri, ovvio che. Non potete scoprirli nemmeno con i più grandi telescopi, ragion per cui o passano molto vicino alla Terra quelli piccoli, o altrimenti non potete eh, rilevarne eh, la loro presenza. Quindi, questo è il motivo per cui bisogna utilizzare telescopi di grande diametro e di grande campo di vista in modo da. Massimizzare la probabilità di scoperta e le scoperte eh, sono casuali ovviamente perché voi a priori non sapete dove puntare il telescopio per scoprire un determinato asteroide e quindi dovete spazzolare tutto il cielo in continuazione, quindi con telescopi di eh, grande diametro, possibilmente con soprattutto un ampio campo di vista. Okay? Più è ampio il campo di vista. È maggiore la probabilità che voi possiate scoprire un asteroide mentre sta facendo il passaggio ravvicinato il flyby con il nostro pianeta. E vedete questo grafico, vi mostra il numero di scoperti in funzione del tempo, eh, in base alle survey che eh, diciamo partecipano a questa eh, caccia degli asteroidi in Earth. E vedete che sostanzialmente mh, sono, sono due le le Survey che in questi anni, quindi dal 2015, in poi, stanno trainando, stanno facendo la parte del leone, sono Pan Stars e la Catarina Sky Survey. Okay? Quindi vedete che sono loro che fanno, no, diciamo, circa il 90% delle scoperte di asteroidi near Earth e eh, tutti gli altri, diciamo così, sono, sono in c'è il progetto Atlas che ultimamente diciamo, sta dando dei buoni risultati. Anche se, ovviamente diciamo, ha telescopi più piccoli, quindi non è all'altezza all di Pan Stars e, e della Catalina. E in ogni caso, queste survey sono tutte survey statunitensi. Quindi, diciamo, uh, se volete, tutto il resto del mondo è questo pezzettino marrone dell'istogramma. Quindi vedete che. Il contributo al di fuori degli Stati Uniti è praticamente trascurabile mentre chi sta trainando eh, veramente la, le scoperte dei NERR sono gli Stati Uniti ok grazie a finanziamenti della Nasa e quant'altro e ovviamente quindi non ci si deve stupire se eh, chi coordina diciamo così le scoperte degli asteroidi che tiene un po' le fila delle scoperte è il Minor Planet Center che si trova qui Cambridge negli Stati Uniti, eh, il Minor Planet Center ha il compito di raccogliere tutte le osservazioni astrometriche che vengono compiute sugli asteroidi e di calcolarne le orbite perché sappiamo che l'orbita eliocentrica è, eh, diciamo, è un dato essenziale da conoscere se si vuole eh, stimare la probabilità di impatto con il nostro pianeta. Eh, chiaramente, le SARVI fanno le scoperte. Di questo poi vi parlerà eh, meglio Paolo più avanti. Il, il, I sospetti NEO vengono segnalati su questa pagina del Minor Planet Center, che è la, la NEO Confirmation Page, e qui eh, tutti gli osservatori professionisti, eh, amatori, eccetera possono scegliere quale asteroide confermare in base allo strumento che possiedono, fare misure astrometriche, quindi confermare o meno la presenza dell'asteroide segnalato dal Minor Planet Center e inviare le misure al Minor Planet Center in modo che possa eh, quantomeno determinare un'orbita eh, preliminare, provvisoria, in modo tale che l'asteroide non vada subito perso e che possa essere... Eh, osservato nei prossimi giorni, nelle prossime settimane successive alla scoperta, ecco questo è un lavoro molto importante a cui eh, gli astrofili danno un grosso, grosso contributo. Eh, poi ve ne parlerà Paolo abbondantemente. Vi faccio solo un cenno di quello che facciamo anche qui a Loiano: quindi eh, il telescopio di Loiano è un metro e mezzo, quindi ha un diametro eh, importante, eh, tuttavia il campo di vista è. Molto piccolo, ragione per cui non è un telescopio adatto alle discovery, alle scoperte, quindi non è, eh, diciamo, non ha un campo di vista di diversi gradi quadrati in cui poter rivaleggiare con Catalina, ad esempio, ma va bene per fare astrometria degli, degli oggetti eh, da confermare. Quindi periodicamente facciamo eh, questa conferma eh, dei near Earth che sono segnalati. Dal Minor Planet Center, ne misuriamo eh, la posizione. Il cassino ha una buona lunghezza focale, quindi diciamo le misure sono abbastanza precise. Dopodiché, eh, diciamo così diamo il nostro contributo per eh, la determinazione delle orbite. Ecco, questo ci porta un pochino a eh, cercare di capire eh, come si scopre un asteroide. Il primo asteroide è stato scoperto da Giuseppe Piazzi nel 1801, 1 gennaio 1801. Ed è stato appunto CERERE, che però adesso vi ho detto prima è, è riclassificato come pianeta nano. Ma comunque, diciamo la tecnica che usò involontariamente Piazzi, perché non si aspettava assolutamente di trovare un asteroide, eh, non sapeva che esistessero, lui stava osservando il cielo per compilare un catalogo stellare e casualmente misurando la posizione di una stellina anonima uh, di ottava grandezza si rese conto che effettivamente la stellina si stava spostando in cielo. Ecco, questa è un'immagine ripresa con il Cassini qui a Aloiano in provincia di Bologna e in questo campo di vista c'è un asteroide. Ovviamente, vista così è un'immagine statica, quindi assolutamente Impossibile dire chi è l'asteroide e quali sono le stelle di fondo. Anche, diciamo, spettroscopicamente sarebbe difficile distinguere un asteroide da una stella, perché l'asteroide riflette la luce solare, quindi ha uno spettro di tipo solare sostanzialmente, a meno che non si vada a vedere nell'infrarosso le bande d'assorbimento, eccetera, eccetera. Ma, insomma, diciamo, di primo acchito, eh, anche spettroscopicamente è difficile distinguere un asteroide da una stella e quindi ci si basa sul moto proprio. È moto proprio che consiste nel riprendere un'altra immagine a una distanza di una decina di minuti e di proiettarla in rapida sequenza l'una rispetto all'altra, quindi qui vedete che c'è questo puntino che si muove avanti e indietro e quindi questo è l'asteroide che si sta muovendo sulla sfera celeste per effetto del moto orbitale attorno al Sole. Quindi è questo il modo per scoprire gli asteroidi, diciamo... Giuseppe Piazzi in poi è sempre, sempre questo. Quindi le grandi salve, Catalina e Pan Stars, riprendono immagini eh, dello stesso, della stessa zona di cielo a distanza di un quarto d'ora l'una dall'altra, poi fanno un confronto, anzi il software fa il confronto e si cerca di andare a vedere quali sono gli oggetti che eh, si spostano eh, da un'immagine all'altra, quindi quelli sono candidati asteroidi near. Ovviamente, quando un asteroide di dimensioni importanti, qualche <coughs> diverse decine di metri di diametro, eh, collide con la Terra, il risultato è un cratere da impatto come questo che è il Meteor Crater nel deserto dell'Arizona. e ehm, Ovviamente, possiamo divertirci a contare quali sono tutti i crateri da impatto presenti sulla superficie terrestre, questa mappa vi mostra grosso modo. E eh, vedete che uh, sono circa 170 e sono per lo più concentrati sulle terre emerse. E questo ovviamente è un effetto, diciamo così, di selezione. Prima perché è più complicato scoprirli sui fondali oceanici, e poi perché i fondali oceanici. Um, uh, sono luoghi in cui la crosta terrestre viene fusa e riciclata, viene fusa, riformata, eccetera. E, i crateri delle terre emerse sono soggetti all'erosione eolica, alle piogge, a terremoti, a eruzioni vulcaniche e quant'altro, quindi tutti i fenomeni che tendono a cancellarli. Quindi è per questo motivo che sulla Terra ci sono solo 170 crateri da impatto riconosciuti, perché il nostro pianeta è un pianeta geologicamente attivo, dinamico, che tende a cancellare le proprie strutture superficiali: la crosta viene riciclata, viene fusa, una nuova crosta si forma, qui ad esempio nelle dorsali oceaniche, ragion per cui diciamo, il nostro pianeta non è che sia molto adatto per capire quello che è successo nel sistema solare da 5 miliardi di anni a questa parte, mentre invece la nostra Luna è molto più eh, adatta a questo scopo, è, la Luna è molto più piccola, non ha una geologia di qualche rilievo, non ha un'atmosfera, quindi tutto quello che cade crea un cratere da impatto e lì Resta fino a che non viene cancellato da un successivo cratere da impatto. ragion per cui, diciamo, eh, lo studio dei crateri della nostra Luna ci fa capire eh, che cosa sia successo nel sistema solare, nel sistema Terra Luna, da 5 miliardi di anni a questa parte, e la storia che ci racconta è che le collisioni eh, sono erano almeno all'ordine del giorno. Quindi, fra attorno a 3,8 miliardi di anni fa c'è stato quello che si chiama il tardo bombardamento eh, tardivo, appunto. E eh, che ha creato la maggior parte dei crateri di impatto che si trovano sulla superficie lunare. Complessivamente, su tutta la superficie della Luna eh, ci sono circa un milione di crateri con diametro superiore al chilometro. Quindi vedete un numero molto più. Imponente rispetto ai 170 crateri eh, da impatto terrestre, che, però, abbiamo detto, sono stati cancellati. Quindi le collisioni eh, asteroidi Terra eh, sono avvenute numerosissime in passato e anche se ha un tasso inferiore, perché comunque il Sistema Solare si è ripulito da una grande quantità di asteroidi che erano. In orbita qualche miliardo di anni fa, comunque le collisioni, eh, le probabilità di collisione al giorno d'oggi sono molto più basse, ma comunque non sono zero. Quindi eh, diciamo, sappiamo uh, matematicamente che prima o poi ci sarà la collisione eh, della Terra con un asteroide di diametro non trascurabile. E, e la cosa importante da sapere è quando, ok? Cioè, a noi interessa conoscere la data e quindi per ogni asteroide Near Earth che viene scoperto si determina quello che si chiama il rischio impatto e gli astronomi utilizzano la scala Palermo che è il logaritmo di una quantità R che è appunto il rischio logaritmo in base 10 e R il rapporto fra la probabilità di impatto dell'asteroide quindi una volta nota l'orbita, si propaga in avanti del tempo, si, creano, eh, gli eh, si crea una nube di asteroidi virtuali, quindi eh, tutte le posizioni che l'asteroide potrebbe occupare in futuro eh, nello spazio, e si va a vedere quanti di questi asteroidi virtuali collidono, possono collidere con il nostro pianeta. Quindi, il rapporto fra eh, numero di collisioni diviso il numero di asteroidi virtuali all'inizio vi dà una stima della probabilità di impatto. E questa probabilità di impatto P va divisa per il tempo che manca all'impatto con l'asteroide per la frequenza annuale degli impatti con asteroidi di energia cinetica pari o superiore a quella dell'asteroide che vi interessa. Quindi è un rapporto, un numero puro, tipicamente è un numero uh, inferiore a 0 quindi è negativo se fate il logaritmo di un numero più piccolo di 0 ottenete un numero negativo uh, come guida mh, sostanzialmente avete che se la uh, probabilità uh, se scusate PS quindi il, il rischio nella scala Palermo è compresa fra meno 2 e 0 è un evento che richiede attenzione ma se è minore di meno 2 è trascurabile quindi potete lasciare perdere se invece P è maggiore di 0 la situazione è di pericolo eh, se eh, volete tenere monitorata diciamo se siete dei tipi ansiosi e volete tenere monitorata la situazione allora potete andare ad esempio in questa pagina della NASA <coughs> del JPL che oppure potete andare anche in questa pagina di LeoDIS di di, tenuta da SpaceDIS che è una pagina dell'Università di Pisa eccetera dell'ESA e vi danno sostanzialmente in base alla designazione dell'oggetto che trovate qui sulla sinistra il rischio nella scala palermo ok e quindi vedete che siamo abbastanza messi bene più pericoloso diciamo così a 1950 di a ma che comunque ha un meno 1.42 nella scala palermo e poi avete bennu L'oggetto della missione Osirix Rex che è meno 1,69. Però comunque, insomma, eh, sono oggetti che vanno abbastanza in là nel tempo, 2880 e 2175. Quindi, eh, diciamo, per i prossimi 100 anni fra gli asteroidi near Earth noti non ci sono, diciamo, eh, asteroidi che presentano un rischio nella scala Palermo eh, di, che possa destare qualche preoccupazione. Ecco, qualche preoccupazione invece eh, vi potrebbe venire se pensate che gli asteroidi Near Earth noti sono solo 25.000, di cui circa 2.000 quelli diciamo eh, con un'orbita ancora più stretta rispetto alla Terra, i cosiddetti oggetti potenzialmente pericolosi. Eh, in realtà, diciamo, quello che eh, ci potrebbe preoccupare è eh, tutta la popolazione di asteroidi Near Earth che noi non conosciamo. E, eh, e qui comincia, diciamo così, il racconto di Tunguska e di Celia, perché effettivamente, eh, diciamo ok, nel 30 giugno 1908 si sapeva malapena che esistevano gli asteroidi, <coughs> quindi non si conosceva la popolazione dei nerti, eccetera. Non, non si sapeva tutto quello che sappiamo adesso, e quindi diciamo fu una collisione ovviamente inaspettata all'epoca non si avevano le conoscenze odierne, ma tuttavia anche nel 2013 con Celiabis è stata una collisione del tutto in attesa. Quindi diciamo le due più importanti collisioni a partire dal 1900 sono collisioni avvenute con asteroidi di cui non, non sapevamo l'esistenza. Quindi qui siamo al 30 giugno 1908, Tunguska, una regione della Siberia, Uh, sperduta lontana da qualsiasi uh, diciamo città che, ne, che non sia un, un villaggio eh, sono le 7.14 locali e no, notate l'ora come si fa a sapere eh, un'ora così precisa cioè non sono le 7.16 o le 7.12 sono proprio le 7.14 più o meno una manciata di secondi eh, perché, nonostante diciamo, il luogo sperduto, nonostante i pochi testimoni oculari, quello del popolo degli eventi, della tribù che popola questa regione, eh, si conosce con esattezza l'ora dell'impatto, perché l'onda d'urto e le onde sismiche generate dall'esplosione eh, furono registrate dai sismometri, dai barografi europei, e quindi da lì si è risaliti, diciamo così all'ora esatta dell'impatto. Quindi, vedete, una cosa successa in Siberia, in Russia, in un posto sperduto, lontanissimo, da qualsiasi città occidentale, eccetera, ha avuto riflessi, diciamo così, su tutta la Terra. Ecco, qui vi tratteggio un pochino quello che si è potuto ricostruire. È ovvio che è stato estremamente complicato e le ricerche su Tunguska sono ancora aperte al giorno d'oggi proprio per... Eh, Primo perché mancano osservazioni strumentali a parte l'onda d'urto e l'onda sismica, ma mancano anche eh, campioni del corpo che è caduto sulla Terra, che sappiamo essere caduto, ma sostanzialmente non è rimasta traccia se non eh, in polvere. Comunque diciamo la visione standard dell'evento di Tunguska vede che alle 7.14 locali un oggetto, un asteroide, <coughs> con una buona probabilità di 50-60 metri di diametro, entra in atmosfera a una velocità di circa 15-16 km al secondo, eh, un, con un'inclinazione di circa 15-20 gradi, quindi abbastanza radente eh, rispetto alla superficie terrestre, penetra in profondità nell'atmosfera, qui a 8 km di quota. Uh, l'onda d'urto generata dalla caduta dell'oggetto in atmosfera lo disintegra completamente provocando un'esplosione quindi una trasformazione improvvisa di energia cinetica in calore uh, quindi viene rilasciata un'energia di circa stimata in 12.5 megaton uh, grosso modo 800 volte l'energia rilasciata da la bomba atomica di Hiroshima. Quindi un evento importante. Tenete presente che eh, il Boato è stato udito fino a 1200 km di distanza, e eh, l'esplosione, l'onda d'urto e l'onda termica hanno devastato un'area di circa 2150 km quadrati. Quindi eh, ci sono testimonianze dirette del, dell'evento da parte del, dei nomadi della tribù degli Evenchi che abitava, abita ancora la zona della catastrofe di Tunguska, tuttavia diciamo la densità della popolazione era estremamente bassa, fate conto eh, su un'area pari a quella dell'Italia mettete 20.000 persone, quella è la densità di popolazione che all'epoca c'era nella regione di Tunguska e comunque però si riportano testimonianze importanti anche a decine di chilometri di distanza, quindi con gli effetti dell'onda d'urta che arriva che rompe i vetri, ehm, sbalza le persone e così via. E eh, la notte dopo l'evento eh, c'è stata la famosa notte bianca, tra il 30 giugno e il 1 giugno del 1908 eh, verrà proprio ricordata perché sia in Russia che in Europa eh, c'era una luminosità in cielo che permetteva di distinguere gli oggetti tranquillamente senza nessun problema evidentemente erano le polveri eh, dell'asteroide esploso che erano state eh, sparate ad alta quota eh, dalla esplosione dell'asteroide e quindi che riuscivano a diffondere eh, la radiazione solare e quindi a illuminare eh, la superficie terrestre in ogni caso diciamo questi chiarori notturni durano fino alla fine di luglio okay? e in alcune regioni del caucaso si torna alla normalità solo uh, a fine agosto. Ecco, nonostante questo uh, evento incredibile, tutti questi effetti registrati anche strumentali, eccetera, eccetera, uh, chiaramente essendo la zona uh, remota, desolata, priva di uh, comunicazione con uh, il mondo, diciamo, Occidentale, anche solo con Mosca, eh, passeranno diversi anni prima che venga organizzata la prima spedizione sul posto. E il primo a organizzare una spedizione nel 1927 è Leonid Kulik, che è un geologo eh, che, era, che fu incaricato dall'Accademia delle Scienze Russa di eh, raccogliere le varie meteoriti che si potevano trovare sul territorio russo. Kulik era venuto a sapere a, a, attraverso la lettura dei giornali dell'epoca di questo uh, evento, lui lo attribuì giustamente alla caduta di un asteroide sulla superficie terrestre e quindi si aspettava, organizzando una spedizione sul posto, di ritrovare diversi campioni di meteoriti e quindi di poter arricchire quantomeno la uh, collezione del museo. Quindi si fece finanziare una spedizione attraverso tutta una serie di vicissitudini uh, non facili da superare perché si poteva Uh, diciamo così, raggiungere un luogo remoto, freddo, tenete presente che la Siberia ha la temperatura media è di meno 38 gradi, quindi in inverno si arriva a punte di meno 50. Uh, quindi capite bene le difficoltà che all'epoca uh, dovete affrontare Kulik per arrivare sul posto. E quando arriva sul posto, si trova davanti a uno scenario di questo tipo, una regione paludosa in cui tutti gli alberi. Una vasta area: tutti gli alberi erano stati scaraventati al suolo in senso, uh, vedete, parallelo l'uno all'altro. È una cosa ordinata perché quando l'onda d'urto è arrivata al suolo, ha spazzato via gli alberi, stendendoli in senso radiale a partire dall'epicentro dell'esplosione. Queste sono foto originarie di Culico, ovviamente. E eh, anche al giorno d'oggi. La foresta Taiga, ovviamente, è ricresciuta, ma ci sono comunque gli alberi abbattuti al suolo, e eh, Kulik si sorprese di una cosa: non ne trovò nessuna, non solo, non trovò eh, il cratere da impatto che si aspettava di trovare, ma non trovò nemmeno un piccolo frammento che potesse essere ricondotto a una meteorite. Quindi non riuscì a trovare nessuna traccia del corpo cosmico di Tumbuska. E, e questo, diciamo così. Resta, resta un, un mistero anche oggi, cioè come può un corpo di 50-60 metri di diametro disintegrarsi completamente senza lasciare tracce. In effetti qualche traccia però l'ha lasciato, ma tenete presente che Kulik arrivò lì 19 anni dopo l'evento. Quindi, se eh, qualche frammento macroscopico di qualche decina di centimetri di diametro, eccetera arrivò al suolo, perché sicuramente arrivò al suolo, e quella è sprofondata nella palude, è sprofondato sotto al permafrost, è stato inghiottito, quindi diciamo è stato perso completamente. Ecco, Kulik iniziò poi a misurare la direzione di caduta degli alberi, e quindi si rese conto che aveva questa distribuzione, il lavoro poi fatto anche nelle spedizioni successive, eccetera, anche da altri, oltre che da Kulik, e quindi si sì, eh, poté determinare il punto dell'esplosione, quindi l'epicentro, dove l'onda d'urto arrivò al suolo e rovesciò tutti gli alberi, e eh, vedete che ha questa strana forma farfalla. Quindi si può diciamo così desumere mantenendo una certa simmetria che la traiettoria doveva avere un azimut di arrivo di circa 140 gradi, con la solita incertezza più o meno 10 gradi, eccetera. Quindi, eh, raccogliendo testimonianze dagli alberi, dal, dai barografi, dai sismometri, eccetera, eccetera, si misero un po' insieme tutti i pezzi e si cominciò a capire quanto distruttivo sia stato eh, l'evento di Tunguska. Anche perché, se noi riportiamo L'area devastata da Tunguska la confrontiamo con le dimensioni di una città come Washington, ad esempio. Ci rendiamo conto che 2150 km2 possono contenere una città con milioni di abitanti, e quindi un oggetto di 50-60 metri di diametro come quello che ha provocato la catastrofe di Tunguska sarebbe perfettamente in grado di radere al suolo una città con milioni di abitanti, quindi di farla sparire in pochissimi istanti. Okay? Quindi tenete conto gli effetti dell'onda d'urto, quanto possono essere imponenti su un edificio che oppone una resistenza molto più elevata rispetto a un albero uh, della TAI. Ecco, vi dicevo, uh, mancavano i pezzi del, dell'asteroide, mancavano i frammenti, eh, in effetti eh, diciamo, non sono mai stati trovati frammenti macroscopici, quindi è per quello che su eBay non, non trovate la meteorite di Tunguska, anzi se ne trovate qualcuna è ovviamente un falso, però, comunque eh, qualche eh, granello di polvere microscopico è stato eh, raccolto, trovato dalla spedizione Tunguska 91, eh, organizzata appunto nel luglio del 91, qui dal, dall'Università di Bologna, eh, che aveva come scopo l'andare ad analizzare. La resina degli alberi del 1908, perché il ragionamento era che okay, il corpo si è disintegrato nell'esplosione, si è ridotto in una nube di particelle di polvere, ma queste particelle di polvere eh, sicuramente sono state catturate dalla resina eh, degli alberi che era esposta nel momento dell'esplosione. E in effetti, andando a fare carotaggi di alberi e andando ad analizzare, eh, le regioni ricche di resina sono state trovate tutta una serie di microparticelle contenenti elementi pesanti okay, che sicuramente eh, appartenevano al corpo cosmico di Tunguska. Perché, se voi fate un grafico degli elementi che trovate nelle particelle catturate, da, eh, particelle catturate dagli alberi nel 1908, ci dicono che effettivamente questo apparteneva al corpo cosmico di Tunguska. E quindi. Eh, questo ci dà un indizio sul fatto che il corpo fosse un asteroide. Però, ovviamente l'appetito viene mangiando e quindi si organizzò anche, sempre qui da Bologna, eh, con la collaborazione stavolta dell'Osservatorio Astronomico di Torino, ehm, la spedizione Tunguska 99. E il ragionamento era: se nelle, diciamo, nella resina degli alberi del 1908 abbiamo trovato. Alcune particelle che effettivamente appartenevano al corpo cosmico ancora di più ce ne devono essere nel lago cieco, eh, cieco vuol dire cigno, e si trova a 8 chilometri eh, a nord-est dell'epicentro e quindi diciamo è un bacino di circa 500 metri di diametro in grado di raccogliere un'imponente quantità di sedimenti e quindi andando a carotare il fondo del lago per estrarre carote, andando a studiare la stratigrafia, si potevano diciamo, catturare lo strato del 1908 e prelevare molte più particelle del, uh, del corpo cosmico di Tunguska. Quindi questa era l'idea. Eh, ovviamente è stata necessaria un'organizzazione più impegnativa rispetto a Tunguska 91, ad esempio, è stato necessario utilizzare un catamarano per andare sul lago per fare i carotaggi, eccetera, eccetera. E, eh, il, la cosa sorprendente di questo lago è che effettivamente, eh, diciamo, da collettore di particelle potrebbe essere un cratere secondario dell'evento di Tumbusca. Adesso non ve la faccio lunga perché insomma, il tempo è limitato, però comunque considerate questa cosa, un tipico laghetto, diciamo, siberiano ha il fondo piatto, perché i laghetti siberiani vengono provocati dallo scioglimento del permafrost, mentre invece il lago cieco ha una forma a imbuto, quindi è una forma a imbuto che è più tipica di un cratere da impatto, guardate, fatta il confronto fra il profilo del lago cieco e quello del cratere Odessa, che è un pochino più grande, 160 metri, ma comunque c'è un pochino più piccolo, ma insomma la forma è quella, <coughs> quindi è possibile che eh, il lago cieco sia un... Uh, un cratere secondario dell'evento Tunguska. Uh, attenzione però, non è così semplice la dinamica perché? Perché quando un corpo esplode, uh, come è avvenuto appunto nel caso di Tunguska, uh, i frammenti più grandi, e lo vedremo nel caso di Celia adesso, tendono a mantenere la stessa direzione e velocità uh, del corpo originale, solo i frammenti più piccoli. Eh, hanno una velocità laterale sufficiente per, diciamo così, raggiungere la regione del Lago Ceco, okay? Quindi, mh, per, eh, diciamo, giustificare il fatto che il Lago Ceco abbia questa forma di imbuto, quindi che sia un cratere impatto, si è pensato recentemente che l'asteroide che ha provocato la catastrofe di Tunguska fosse in realtà eh, o un asteroide doppio, o comunque che si sia spaccato in due... Uh, All'ingresso nell'atmosfera per effetto delle forze mareali della Terra e che quindi quello che ha provocato il, il, lago, il lago cieco sia un pezzo secondario dell'asteroide, che però non è stato provocato nell'esplosione, ma diciamo era già autonomo uh, di su. Mm. Uh, purtroppo, però, nelle testimonianze visuali non c'è uh, la testimonianza di due scie uh, dell'oggetto di, di Tunguska. Quindi. Diciamo così, gli studi sono ancora aperti. Ecco, veniamo invece a Cellabinsk, quindi molto più recente. Qui abbiamo tantissimi dati strumentali che hanno permesso di ricostruire in toto identikit uh, dell'asteroide che ha colpito il 15 febbraio 2013. Il diametro stimato di questo oggetto era di circa 20 metri, okay? quindi pochi, molto più piccolino dell'evento dell di Tunguska. Quindi per fortuna perché altrimenti la città di Chelyabinsk avrebbe avuto qualche problemino di sopravvivenza, in ogni caso diciamo aveva una velocità media di 19 km al secondo ed è esploso a 30 km di quota. Qui l'energia rilasciata nell'esplosione è stata stimata in circa 500 kiloton, quindi solamente 30 volte l'esplosione della bomba atomica di Hiroshima. quindi vedete un, uh, un evento un pochino... Ecco, uh, questa che vedete, questa è un'immagine dell'evento. Uh, non vi faccio vedere i filmati, se volete andare a vedere i filmati, sono su YouTube, ce ne sono diversi, che vi mostrano la dinamica, la discesa. Qui mi concentro più sul, diciamo, su come sono stati ottenuti i dati. Eh, perché vi ho detto che questo asteroide non era conosciuto, e eh, quindi è arrivato e ci si è resi conto che esisteva solamente quando già stava attraversando l'atmosfera terrestre, ovviamente. Eh, queste sono riprese casuali, comunque riprese dalle telecamere, dalle dashcam presenti sulle automobili eh, russe, oppure sono state riprese tante immagini dalle telecamere di sorveglianza e così via. E quindi eh, <coughs> ci sono tutta una serie di camere, come vedete in questa, in questa mappa. La linea nera è la traiettoria seguita dal bolide, dal dall'asteroide proiettata sulla superficie terrestre e qui vedete le varie telecamere piazzate che sono state ricostruite eh, per, eh, diciamo così, triangolare eh, la traiettoria. Ci sono due tipi, diciamo, di camere. Eh, quelle in rosse vi indicano quelle che hanno fatto proprio il video della, del bolide, del fireball e invece quelle in blu quelle che hanno registrato le ombre proiettate al suolo eh, dal passaggio del volide. Entrambe sono state, diciamo così, queste informazioni sono state utilizzate per la ricostruzione della traiettoria. Ovviamente però non è così banale, perché? Beh, perché avete una ripresa diurna, eh, nelle riprese notturne, ad esempio le camere prisma che vengono usate per eh, lo studio, la triangolazione dei bolidi, il recupero delle meteoriti eccetera, eh, è facile determinare la posizione in cielo della traiettoria del bolide perché potete usare le stelle come riferimento. E quindi avete, diciamo, non istantaneamente, ma insomma, in tempi ragionevolmente brevi, ascensione retta e declinazione della traiettoria del volide in funzione del tempo. Qui invece, essendo un volide diurno, chiaramente non avete le stelle di sfondo e quindi dovete fare una calibrazione a posteriori, quindi dovete prendere le immagini in cui compare il volide, recarvi sul posto di notte, fare una ripresa notturna, sovrapporre l'immagine del volide con quella dello sfondo notturno e ricavare... Eh, altezze azimut della traiettoria del bolide in funzione del tempo okay? quindi capite che è stato necessario un lungo lavoro di ricostruzione così come è stato necessario un lungo lavoro di ricostruzione questa delle ombre vedete questo eh, lampione proietta un'ombra questa è l'ombra dovuta al bolide che sta passando okay? che diciamo, è diventato più brillante del sole quindi diciamo, le ombre del bolide eh, soverchiavano quelle gettate dal sole e eh, dopodiché eh, bisogna andare a calibrare con le ombre del sole. voi sapete esattamente altezze azimut del sole, quindi sapete quante alte il lampione, e quindi anche qui potete ricostruire altezze azimut della testa del bolide che stava cadendo verso il suolo. Quindi con questi due tipi di informazioni è stato possibile triangolare la traiettoria e quindi è stato possibile ricostruirla con un buon grado di precisione. Quindi sappiamo che l'altezza iniziale della traiettoria è stata 97 km. C'è stato un primo picco di luminosità quando c'è stato l'inizio della disintegrazione dell'oggetto a circa una trentina di chilometri, e poi l'altezza finale, quando diciamo, il Fireball è sparito, si è spento a circa 14 km d'altezza la velocità circa 19 km al secondo, quindi la velocità di ingresso in atmosfera, con un'inclinazione di 18 gradi, quindi vedete anche qui un oggetto abbastanza uh, radente, okay? sulla, uh, abbastanza inclinato sulla superficie terrestre. E poi ovviamente una volta che conoscete, uh, avete triangolato la traiettoria, conoscete la velocità uh, prima dell'ingresso in atmosfera, potete, Ricostruire l'orbita heliocentrica e quindi determinare che orbita seguiva l'oggetto attorno al Sole e potete eventualmente andare alla ricerca di eh, asteroidi, progenitori, eccetera, eccetera. Ma ehm, ovviamente, quando c'è stata l'esplosione uh, alla quota di circa 30 km, quindi quando il corpo principale di 20 metri si è disintegrato in più pezzi, è stata generata. Un'onda d'urto che è arrivata al suolo e ha provocato eh, una serie di danni minori, chiamiamoli così. Quindi, la rottura dei vetri delle finestre della città di Celedis. In complesso, però, sono stati eh, danneggiati più di 7000 edifici. Quindi, nonostante le dimensioni inferiori, nonostante l'esplosione a 30 km d'altezza, eccetera, eccetera, comunque. 7000 edifici sono stati danneggiati con 1500 feriti, quelli che si sono beccati le schegge del, dei vetri delle finestre. Ecco, questo vi fa un pochino il riassunto e più il pallino è rosso più il danno è importante, quindi vedete questa è qui c'è cioè la città di Chelyabinsk e questo eh, il, la, la scia bianca rappresenta il luogo del, dell'esplosione, qui è dove finisce la traiettoria del fireball e qui è dove continuano uh, continua la corsa dei frammenti maggiori, anzi del frammento maggiore, anche se in realtà l'asteroide si è diviso in due, ok? Ma ne è stato ritrovato solamente uno. E in effetti eh, di meteoriti ne sono state ritrovate un po' uh, diciamo un po' sotto. Alla zona dell'esplosione, l'epicentro, ok? quindi la stessa cosa deve essere successa probabilmente a Tumbuska: quindi devono essere cadute delle piccole meteoriti direttamente sotto l'epicentro, mentre le più grandi invece devono avere continuato il loro volo, quindi essere finite lontano dalla, <coughs> dalla zona in cui cercava Puli, che lui cercava attorno all'epicentro, ma l'epicentro, diciamo, forse è il posto meno adatto per cercare oggetti eh, macroscopici. Eh, quindi i pallini gialli rappresentano appunto il luogo in cui sono stati ritrovate le meteoriti, ma vedete che sono robetta piccola, un paio di chilogrammi 3,4 kg, il pezzo grosso da quasi 600 kg è finito nel lago Cebarcul. Nel lago Cebarcul e quindi è stato, diciamo, eh, raccolto era ottobre Nell'impatto il lago era ghiacciato la superficie ghiacciata. Questo frammento ha provocato un buco di circa 6 eh, metri di diametro, dopodiché eh, è stato recuperato qualche mese dopo e qui vedete, questo qui è il frammento maggiore, diciamo così, del, dell'evento di, eh, di Celibisk. Nel complesso mh, sono state, diciamo, si stima che le meteorite al suolo siano circa 800 kg. Okay? Quindi sicuramente ci sono ancora tante meteorite da trovare e, e soprattutto manca all'appello il secondo frammento, il secondo frammento macroscopico, perché eh, c'è questa bellissima foto che ve la mostra. Qui vedete quando dopo l'esplosione a 30 km d'altezza ci sono due scie <coughs> parallele. E questi sono corrispondenti ai due frammenti, uno è andato a finire nel lago Cebarkul e l'altro uh, non si sa che fine abbia fatto, doveva essere più o meno nei paraggi del lago Cebarkul, ma uh, non so, cioè almeno non ho notizie del recupero. Del... Ecco, quindi termina qui questa breve esposizione dei casi di Tunguska e di Cegliabinska che vi fanno capire quanto effettivamente il nostro pianeta sia sottoposto a un bombardamento continuo eh, vi ho detto più gli asteroidi sono piccoli e più eh, la frequenza degli impatti è elevata chiaramente quando l'asteroide è sufficientemente piccolo la nostra atmosfera ci fa da scudo ci fa da schermo e quindi l'oggetto si disintegra prima di arrivare al suolo vedete che anche un oggetto relativamente grande come Tunguska o come Chelyabinsk non hanno scavato un cratere da impatto, si sono disintegrati prima perché gli asteroidi, specie quelli che hanno subito delle collisioni, non sono delle schegge monolitiche, eh, granitiche con un'alta coesione, ma possono avere delle fratture, dei vuoti al loro interno, ragion per cui se ad esempio Tunguska era un oggetto Rubble Pie come Bennu, beh è chiaro che un corpo così, un corpo del genere, non sopravvive all'ingresso in atmosfera, ma si disintegra molto prima di toccare al suolo. Però comunque sono oggetti estremamente pericolosi, perché in ogni caso l'energia cinetica che possiedono è quella e quando viene rilasciata istantaneamente provoca tutti gli effetti che abbiamo visto prima. Quindi vi ricordo che Tunguska è equivalente a 800 bombe atomiche come quella di Hiroshima che non sono proprio uno scherzo, anche se diciamo così la bomba atomica di Hiroshima era una bomba abbastanza eh, poco potente rispetto a quello odierne. In ogni caso, diciamo così, la nostra atmosfera ci protegge quotidianamente dai pic piccoli asteroidi, quelli dell'ordine del metro di diametro o qualche metro di diametro, quindi oggetti piccoli, che colpiscono la nostra atmosfera. Come ce ne rendiamo conto? Beh, questa diapositiva finale vi fa vedere eh, le esplosioni in atmosfera avvenute dal 1988 fino a alla fine del 2020 ogni pallino è un piccolo asteroide che si è disintegrato in atmosfera più il colore è verso l'arancione più l'oggetto eh, l'energia cinetica dell'impatto è elevata quindi vedete che il cerchio rosso quello più grande è Челябинske ok però vedete che ci sono anche tanti altri oggetti cerchietti gialli ad esempio che okay? Eh, hanno comunque sono oggetti di una decina di metri di diametro, invece di essere di 20, sono una decina ma comunque insomma sono oggetti abbastanza eh, importanti, specie se invece di essere fatti di roccia sono di metallo. Allora il metallo ha una coesione molto più elevata rispetto alla roccia. Allora lì l'oggetto può arrivare al suolo e scavare un piccolo cratere da impatto. In media, diciamo, avete un evento importante ogni 14 giorni. Che vengono rilevati dai satelliti militari di sorveglianza statunitensi. ok Vedete che gli Stati Uniti sono sempre loro che girano e eh, so, quindi sono dati militari che, però, periodicamente vengono resi pubblici, per diciamo così, eh, la gioia degli astronomi che si occupano di questi, di questi temi, che possono fare eh, le statistiche. Non solo, ma vi danno anche, oltre alla quota dell'esplosione, vi danno anche. La velocità e eh, il vettore velocità in modo tale che eh, potete avere una prima ricostruzione dell'orbita. E in effetti, se voi prendete i dati di Celia e eh, del vettore di velocità che vi danno, i dati militari, e eh, lo propagate all'indietro per ricostruire l'orbita, ottenete un'orbita molto molto simile a quella pubblicata utilizzando la triangolazione dal suolo, le telecamere e tutto quanto. Quindi, diciamo come primo screening per andare a studiare le orbite degli oggetti che eh, ci colpiscono, che sono i NERR più piccoli, quelli che non scopriremo praticamente mai al telescopio, solamente quando ci sono addosso, insomma, uh, diciamo il primo asteroide scoperto prima di impattare la Terra è stato 2008 TC3, nel, nell'ottobre del 2008, che aveva un diametro di circa 4-5 metri, è stato scoperto 24 ore prima, ma sono eventi abbastanza rari. Di solito li, diciamo, li scopriamo quando sta, già stanno esplodendo in, in atmosfera. Ecco, con questo ho finito. Spero di avervi dato una eh, discreta panoramica, insomma, del rischio asteroidi e dei due eventi: Tunguska e Cegliabisk, e, e spero di, di avervi fatto capire dell'importanza del monitoraggio degli asteroidi, della scoperta preventiva degli asteroidi perché è questa la chiave, la scoperta preventiva eh, perché altrimenti mh, cercare di uh, porre rimedio a una situazione in cui uh, diciamo uh, l'asteroide vi sta colpendo senza che voi l'abbiate scoperto con un congruo anticipo è chiaro che allora può diventare molto difficile rimediare a una situazione che è già uh, poco gestibile di sé quindi scoprire con il maggior anticipo possibile gli asteroidi eh, potenzialmente in grado di colpire la terra è proprio prioritario, anche perché è vero che la probabilità di collisione è bassa, ma se succede possono esserci degli effetti devastanti, okay? e quindi è un po' come la pandemia. Scusate se faccio questo parallelo, ma la probabilità che si sviluppi è bassa. Ma quando si sviluppa, gli effetti sono importanti, e quindi eh, immagino che parecchie persone si saranno pentite di non avere diciamo mantenuto in efficienza il sistema sanitario nazionale, immagino. Eh, qui alcuni libri, in particolare se volete aggiornarvi, il cielo che ci cade sulla testa di Ettore Perossi dell'Asi, eh, che diciamo è abbastanza recente, lo trovate facilmente e vi fa un po' il quadro più approfondito, eccetera, ma si legge comunque bene, quindi è adatto a tutti, del problema Nea proprio Quindi vi ringrazio e... Ehm, Passo la parola a Paolo. Va bene, grazie eh, Albino. Eh, direi che adesso passiamo la parola a Paolo. Eh, siccome non abbiamo più molto tempo, magari abbiamo qualche domanda, la lasciamo in fondo così poi eh, precediamo la presentazione di, di Paolo. Vediamo se riesce. Non so se il microfono Allora, Paolo, non ti sentiamo, non so se Adesso? Adesso sì. Eh, perfetto, Adesso ok. Sì. Allora, posso iniziare? Vai vai tranquillo. Ok, innanzitutto ringrazio l'associazione Liberi per questo invito. Per, insomma, è un onore e soprattutto un onore parlare dopo appunto Albino Harbognani. Eh, io in questo breve intervento cercherò di mh, far vedere qual è il contributo degli astrofili in questo campo, appunto nello studio degli asteroidi. Vorrei iniziare con un personaggio che purtroppo vediamo un attimino se riparte la presentazione eccolo qua sì allora mi fa problemi la presentazione va bene ok vorrei presentare appunto Casulli che è recentemente scomparso ma lui è diciamo uno dei tanti esempi di astrofili italiani che hanno contribuito allo studio appunto degli asteroidi ne ha scoperti 194 ottenuto 203 curve di luce, è stato il primo astrofilo al mondo a utilizzare i, i, i CCD, quindi eh, diciamo queste macchine fotografiche che vengono utilizzate dagli astrofili e non solo, eh, per il cielo, in questo caso per lo studio degli, ast degli asteroidi. Eh, perché partire come Casulli? Perché Casulli poi rappresenta anche quello che eh, sta avvenendo in Italia da, da decenni, L'Italia è una, probabilmente la prima nazione, o al massimo la seconda nazione al mondo, eh, che ha come numero di astrofili che si dedicano appunto allo studio degli asteroidi. E cosa facciamo noi? Gli astrofili per, le, per gli asteroidi, cosa fanno? Beh, il contributo scientifico che noi possiamo dare è l'astrometria, la fotometria, le occultazioni. Asteroidali, e in qualche caso la spettografia. L'astrometria eh, non è altro che la misura di posizione dell'asteroide nel cielo. Quindi, eh, co cosa è successo in questi anni? È che praticamente, diciamo, negli anni d'oro, eh, in cui diciamo, dal 90 fino al 2010 più o meno. Eh, tantissimi astrofili italiani si dedicavano proprio alla scoperta degli asteroidi, quindi effettuavano delle immagini, cercavano appunto di scoprirne di nuovi. E effettivamente, eh, tantissimi italiani hanno contribuito eh, in, in questo tipo di attività. Poi nasce quello che appunto abbiamo visto prima con il grafico di Alpino, nasce il progetto Space Guard e fine dei giochi. Eh, diciamo che incominciano a partire i, questi telescopi automatizzati sempre più potenti più efficaci e quindi per gli astrofili è sempre stato più difficile e, e, e tuttora è molto difficile poter eh, scoprire un nuovo asteroide allora cosa è successo anche l'astrofilo comunque si è evoluto e ha iniziato non solo a, a ricercare gli asteroidi ma a fare quello che viene chiamato il follow up cioè seguire degli asteroidi già conosciuti. Indubbiamente, come abbiamo visto dalla presentazione di Albino, eh, gli asteroidi che più ci interessano fondamentalmente sono NEA, cioè quegli asteroidi che passano di vicino alla Terra. E proprio per questo, eh, e proprio in questa attività, stiamo cercando di dare il nostro contributo. E poi recentemente, proprio nel 2020, è nato un altro progetto che si chiama Neurox, dell'ESA, eh, dove appunto eh, si può partecipare per seguire degli oggetti che sono stati scoperti da qualche giorno, oppure alcuni scoperti da alcuni anni che poi ripassano e quindi sono osservabili, per cercare di eh, determinare l'orbita dell'asteroide. Dell cioè tutto il lavoro che viene fatto... Eh, per quanto riguarda l'astronometria è fondamentalmente indirizzato a cercare di determinare l'orbita di questi oggetti per appunto capire dove questi possono andare ovviamente ultimamente una delle attività principali che viene svolta dall'astrofilo è appunto il follow up del de Neo CP ov ovvero eh, prima il Bino ce l'ha fatta vedere c'è una pagina del Bino Panel Center dove ogni giorno vengono messi un certo numero di asteroidi, delle volte si parla anche di 80-90 asteroidi, che vengono scoperti da questi telescopi automatici, automatici, in modo particolare a quei due telescopi americani, che loro cosa fanno? Eh, scrutano il cielo e, eh, ovviamente, scoprono l'asteroide, però, non hanno, eh, hanno un programma osservativo che non gli permette inizialmente di seguirli. Quindi, una volta che questi oggetti vengono scoperti, vengono messi in questa pagina del Minor Plan Center, che è accessibile a tutti, e quindi un astrofilo che si dedica a questo tipo di attività sceglie il suo target, in base ovviamente alla sua strumentazione, e fa fare le misure di posizione. Questo è un lavoro importantissimo perché? Perché ti permette di, e quantomeno, di riuscire a determinare in modo molto approssimativo l'orbita. Considerate che queste eh, ripeto, questi asteroidi sono stati scop vengono scoperti il giorno stesso. Quindi, noi, quando andiamo a osservare questo oggetto, si sta parlando di un oggetto scoperto da 12-14 ore prima, e quindi questo tipo di attività è importante. Eh, Gianni Galli, in un, un meeting che abbiamo fatto eh, dell'UAI, appunto, della sezione asteroidi dell'UAI, eh, raccoglie puntualmente ogni anno eh, l'attività che viene fatta dagli astrofili italiani e circa il 20% è di MPEC riportano la firma di un astrofilo italiano. Cos'è un MPEC? Quando un, uno, un asteroide che viene in questa lista del neo risulta essere un NEA, quindi ha le caratteristiche orbitali eh, di un NEA, esce una circolare, praticamente una, chiamiamola così, una piccola pubblicazione, un annuncio della scoperta di un nuovo NEA. Ecco, in queste... Pubblicazioni che per esempio nel 2020 ce ne sono state 3.615 eh, sono state fatte da italiani. Ora bisogna anche considerare che negli ultimi tempi abbiamo avuto problemi anche con la pandemia, per cui alcuni non sono potuti andare all'osservatorio. Però fondamentalmente eh, diamo un contributo fondamentale a questo tipo di attività. Eh, questo appunto ci fa capire qua, quanto anche un astrofilo. Puro, essendo, io dico sempre che noi astrofili siamo gli osservatori del cielo, i nostri dati poi vanno in mano a professionisti come Albino Carboniani e, e tanti altri che poi elaborano i, i dati e appunto poi ci vengono a, a, a raccontare quello che appunto Albino ci ha raccontato. Però questa attività è, ovviamente ci permette permette all'astrofilo di avere tante soddisfazioni. Beh, una alcune soddisfazioni, per modo di dire, un'astrometria di follow up è il famoso 2008 TC3. Il 2008 TC3 è stato il primo asteroide scoperto che ha impattato sulla Terra. Eh, si è verificato il 7 ottobre del 2008, è stato scoperto 22 ore prima. Poi, questo oggetto, piccolo oggetto di 3 metri, è andato a impattare sui cieli del Sudan. Ma molti osservatori italiani lo hanno seguito e hanno contribuito appunto a determinare in modo eh, più preciso l'orbita e quindi poter capire dove questo oggetto andava a collidere in atmosfera. È un altro oggetto eh, interessante, per modo di dire, è stato scoperto nel 2020, che è il primo tira, cioè sono oggetti che hanno. Eh, non hanno probabilità di impatto al momento con la Terra perché eh, loro ruotano all'interno eh, dell'orbita terrestre. In questo caso, questo piccolo asteroide ruota all'interno dell'orbita di Venere. E, e... Questo, ovviamente, è stato osservato dal, da, scoperto dalle Survey e poi alcuni astrofili italiani si sono messi lì e sono riusciti insieme a altri, ovviamente. Si sono, hanno determinato l'orbita e quindi praticamente abbiamo determinato che questo è un oggetto praticamente peculiare, perché, insomma, non ce ne sono tanti. Indubbiamente, forse un, il primo oggetto interstellare cioè quindi un oggetto che non proviene dal Sistema Solare ma che proviene dall'altro sistema e per la prima volta entra all'interno del Sistema Solare è stato scoperto dal pan Star e è stato confermato, cioè i primi osservatori a vederlo sono stati degli astrofili. Poi successivamente è stato osservato eh, da, da altri telescopi professionali quando si è capito che la sua orbita era un'orbita Iperbolica, per cui era chiaro che venisse appunto fosse un oggetto che venisse fuori dal, dal Sistema Solare, ovviamente tutti i telescopi principali a Terra hanno provato a misurarlo e quindi a, a, a cercare di determinare l'orbita e magari anche alcune caratteristiche. È eh, altro oggetto interessante: se è sempre stato il secondo oggetto interstellare. In questo caso era è più che evidente che fosse una cometa. Questo oggetto per, è stato scoperto da un astrofilo, appunto da Borzov, e le prime osservazioni di follow-up furono fatte proprio dagli astrofili. Perché? Perché questo oggetto era visibile eh, praticamente poco alto sull'orizzonte, per cui i telescopi professionali eh, non tutti hanno la capacità di poter osservare a, a certe eh, eh, declinazioni. Per cui, Avevano grosse difficoltà, mentre gli astrofili, che sono un attimino più agevoli, addirittura per modellire, eh, ci sono stati alcuni astrofili che hanno spostato delle piante, altri li hanno proprio tagliati i rami per poterlo osservare da quanto era basto. Però, grazie a questo contributo è stato possibile determinare che questa cometa effettivamente era un'altra cometa interstellare. Dunque, vediamo se si va avanti. Ok. Ci sono poi degli oggetti che vengono scoperti e che inizialmente, dalle poche misure che abbiamo a disposizione, vengono eh, così classificati come virtual impactor, ovvero oggetti che hanno una probabilità purché minima di impattare con la Terra, per cui è richiesto ovviamente um, ulteriori osservazioni. Ed ecco, in questo caso qui um, um, è una un sasso un pochettino vecchio, perché è del 2012 questo qua, però per modo di dire, e anche in questo caso qui, gli astrofili possono contribuire perché abbiamo la possibilità di poter osservare il cielo quando vogliamo, insomma, alla fin fine. Diversamente dalle starter che hanno in genere dei programmi molto stringenti di osservazione eh, della volta celeste. E, e in alcuni casi ci siamo... Possiamo anche divertirci qui in modo molto più didattico ma interessante, questo anche da un punto di divulgativo, a calcolare la distanza con il metodo della parallasse, ovvero osservatori eh, dislocati in varie parti del, dell'Italia, se non addirittura del mondo, osservano in contemporanea lo stesso asteroide ed è possibile, con delle formuline abbastanza semplici, determinarne la distanza. Queste sono attività di astrometria e quindi che ci permettono di eh, misurare la posizione nella volta celeste dell'asteroide, appunto per poi riuscire a determinare in modo più possibile preciso l'orbita dell'asteroide. Una volta che noi sappiamo l'orbita dell'asteroide, sappiamo dove, come e dove questo si trova in un determinato periodo di tempo, sia futuro che in alcuni casi anche precedente. Un'altra attività molto importante è la fotometria. Eh, la fotometria non è altro che lo studio della luce riflessa dell'asteroide, quindi una luce solare, e questa cambia in base al, alla rotazione stessa dell'asteroide. Quindi come possiamo vedere in queste animazioni, l'asteroide ruota su se stesso, a noi ci mostra una faccia che è più grande o, o più piccola, quindi avremo un flusso luminoso maggiore o minore questo tipo di studio che è uno studio fotometrico noi possiamo mh, determinare il periodo di rotazione ovvero determinare in quanto l'asteroide fa un giro su se stesso eh, alcuni casi per esempio emblematico poteva essere questo qui il famoso 2002 gt era un asteroide che era oggetto eh, doveva essere oggetto della missione di Impact, per cui più informazioni si potevano avere di questo quest'asteroide, meglio era. E, e gli astrofili sono riusciti a determinare il periodo di, di rotazione. Poi eh, questa missione è stata annullata perché la di Impact aveva finito il carburante per cui non ce n'è fatto niente. Però fino allora non si conosceva il periodo di rotazione e quindi gli astrofili, poi ovviamente anche i professionisti l'hanno fatto sono riusciti a determinare alcune caratteristiche appunto eh, il periodo di rotazione cosa succede? noi abbiamo, quando eh, determiniamo il periodo di rotazione e mettiamo in un grafico tutti questi dati vediamo una cosa che è abbastanza interessante allora, in questa parte qua in alto a sinistra ci sono gli asteroidi che hanno un diametro inferiore a 150 metri, quindi eh, gli asteroidi di cui parlava Alpino, che hanno un periodo di rotazione in, di norma inferiore alle due ore, mentre la stragrande maggioranza di asteroidi, qui in basso a destra, hanno una specie di barriera, appunto si chiama la spin barrier, praticamente mh, asteroidi che ruotano un periodo maggiore alle 2,2 alle ore e non ce ne sono, cioè se ne conoscano veramente pochi. Quindi, qui sono tutte eh, le curve di luce finora ottenute, messe quasi e questa barriera. È un caso particolare, appunto, il 2011 UV158. Questo, tra l'altro. È un'osservazione che mi fu suggerita proprio da Albino Carbognani. Ha partecipato anche un altro astrofito italiano, Giorgio Pai, ha partecipato un, eh, un, un inglese, eh, se non sbaglio, anche un, un, anche un australiano è stato determinato il periodo di rotazione, e, e curiosamente, in base alle dimensioni dell'asteroide, si va a collocare in una zona dove praticamente non ci sono asteroidi una zona un po' particolare, cioè è abbastanza grande, però ruota con un periodo molto breve. Queste sono eh, informazioni importanti che poi appunto i professionisti riescono a studiarci e determinare e cercare di capire anche eh, le, la loro composizione. Qui è stata creata, è stata realizzata più o meno la forma. Di questo oggetto è un oggetto molto allungato e eh, va detto che come, tra gli oggetti molto allungati appunto c'è il primo oggetto interstellare e poi appunto questo asteroide qua il UV158 cioè praticamente è eh, per dire che delle volte anche mh, facendo determinati tipi di osservazioni si possono andare a trovare oggetti peculiari e questi qui oh, è anche in questo caso è in dubbio che l'apporto di astrofili è importante. Un, abbiamo iniziato con Casulli e eh, Casulli aveva e eh, ha un asteroide a lui intitolato. Si conosceva il periodo di rotazione come gruppo italiano di, eh, di astrofili che si dedicano all'astronomia abbiamo deciso di osservarlo per determinare il periodo di rotazione. Ma a un certo punto abbiamo visto che questa curva non era così eh, semplice, lineare come eh, ci si aspettava. Infatti, vedete qui ci sono dei punti molto più in basso. E con una serie di, di verifiche è stato determinato appunto che Casulli è binario, cioè Casulli ha un satellite che gli ruota intorno. E questa è una scoperta fatta. È solo ed esclusivamente da astrofili italiani, appunto, nel 2020, quindi abbastanza recentemente. Questo per cosa dire? Perché effettivamente anche gli astrofili possono dare sempre un loro contributo? Un altro asteroide molto interessante è stato il passaggio ravvicinato di Florence, un passaggio ravvicinato che è stato molto pubblicizzato su media perché è un, 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 un NEA che si è avvicinato, anzi in realtà è un PHA, quindi potenzialmente pericoloso, che si è avvicinato alla Terra. Si è avvicinato alla Terra e noi come gruppo di astrofili lo abbiamo. Eh, Seguito ovviamente, l'abbiamo misurato come astrometria, quindi misura di disposizione. Ma abbiamo fatto anche la fotometria, ottenendo una serie di eh, indicazioni utilizzando anche filtri, addirittura utilizzando anche lo spettro, grazie a Lorenzo Franco, eh, che, che poi dopo lui ha preso tutti i dati e l'ha riunito insieme. E siamo riusciti a caratterizzare l'asteroide e quindi determinare la forma. Ma anche a determinare, in, diciamo, a grandi linee che tipo di asteroide fosse. Cioè è un asteroide di, di tipo carbonaceo. Eh, le occultazioni. Le occultazioni eh, sono fenomeni che si verificano quando un asteroide passa davanti alla stella. Qui ved vedete questo grafico, qua vedete l'asteroide che si muove e passa davanti alla stella. Guardate questa stellina che a un certo punto sparisce. La stellina sparisce perché l'asteroide passa sopra e la occulta, tipo un'eclisse, e poi ritorna dalla sua luce. Quindi noi misuriamo eh, la durata diciamo così, della sparizione della stella o della diminuzione della magnitudine. Se questo, eh, questo fenomeno dell'occultazione viene osservato da più osservatori, abbiamo delle informazioni che si chiamano, ricaviamo delle corde, Ecco, questo è, è un altro caso di Lilina fatto recentemente, quindi qui ci sono eh, tutti, gli tutti gli osservatori che osservano, ogni osservatorio vede sparire la stella per un determinato periodo di tempo, si creano le corde ed è possibile determinare appunto sia la forma che il diametro dell'asteroide. In questo caso è, abbiamo determinato che l'asteroide ha una lunghezza di circa 119 km per 90. Queste informazioni messe insieme alle curve di luce effettuate magari precedentemente permettono di caratterizzare ancora di più un asteroide. Indubbiamente una delle eh, occultazioni di cui insomma, eh, sono stato fortunato eh, per, perché ho partecipato a questa campagna è stata l'occultazione di Omea. L'occultazione di Omea, ecco vediamo qui che praticamente Omea si, si muove raggiunge la stella, a un certo punto la occulta e, e praticamente qua si vede appunto che c'è una diminuzione di, di luminosità. In realtà in questa, in questa circostanza noi siamo stati fortunati perché abbiamo trovato un eh, precedente calo di luminosità che poi tra pochino vedremo. Eh, a cosa è data sono state fatte eh, questi sono tutti gli osservatori. Tra l'altro, qui c'era anche Alpino Carbognani, però lui è stato sfortunato perché si è venuto a trovare fuori dall'eclisse, appunto, da dove era possibile vedere questo tipo di occultazione. Come si vede c'è eh, Montaiale l'Aiatico, c'è eh, l'osservatorio di San Marcello e Asiago. Quindi una gran parte di eh, osservatori sono am amatoriali e questo ci ha permesso ci ha permesso ai per professionisti di determinare che intorno a Omea eh, c'è un anello, un anello che attualmente è l'anello eh, più lontano dal sistema solare perché questo oggetto si trova a 50 unità astronomiche, cioè 50 volte la distanza che c'è tra la Terra e il Sole. Allora Ovviamente questo ha avuto un grande successo, è stato pubblicato, come diceva all'inizio Luigi sui NetUR. e una cosa importante è che le sue dimensioni sono state eh, sono cambiate. Si pensava che fosse più piccolo, invece, ha un diametro di quasi 2500 km e la forma già si conosceva che era allungata, però, quindi, eh, praticamente questo oggetto che, che ha gli anelli, tra l'altro, è L'unico oggetto allungato che ha questa forma dorsale che, che conosciamo, che abbia un anello. Eh, questa è una foto celebrativa, ce l'ho messa perché giustamente c'era anche Alpino che ha partecipato a, a questa campagna. E qui eh, voglio introdurre, eh, e, pff, voglio terminare questo mio breve intervento, però, questo tipo di attività indubbiamente è. Dovuto bisogna farlo con la condizione che dietro di noi abbiamo alle spalle dei professionisti, perché eh, indubbiamente, senza l'aiuto di, di tanti professionisti, qui abbiamo Bernardi, scopritore di Apophis e di una cometa, eh, Boattini, eh, astronomo che lavorava a uno di queste survey che appunto si diceva prima che ha scoperto 27 comete. Qui c'è il team anche questo team qua di, di astronomi professionisti, cioè di Martino e altro, cioè per noi astrofili è importante avere un canale con questi professionisti perché grazie a loro eh, possiamo, siamo indirizzati e, e non solo, ma ci danno le conoscenze e i consigli per ottenere quello che noi eh, oggettivamente siamo in grado di ottenere. Questo tipo di attività effettivamente può essere fatta anche con strumenti eh, non necessariamente eh, grandi, basta un telescopio da, da 25 centimetri, un, un cielo buio e si può contribuire effettivamente per fare scienza e dare un contributo all'astronomia all e in, in modo particolare allo studio degli asteroidi. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande, bene. Sì, grazie, grazie Paolo. Sì, abbiamo un paio di domande, penso per, per Albino, perché erano state scritte durante la sua parte di presentazione. Te le, te le dico tutte e due. Allora, dice, se ci sono dei sistemi di difesa, se sono stati almeno ipotizzati per neutralizzare eventuali rischi di collisione, e la seconda è se la, qual è la composizione del frammento più grande che è stato ritrovato a Cerbacul, se, se, se emette delle radiazioni, se emette radiazioni il frammento. E poi ancora una cosa, Stefano Tosi ricorda il suo professore di Bologna eh, Minnucci, che aveva nel suo studio del materiale raccolto proprio a Tunguska eh, durante la spedizione che hai citato. Eh... albino albino prova a sbloccare mm. il microfono ok mi sentite adesso sì sì ok ehm, era, era bloccato <ride> non da me era, era bloccato da fuori um, no dunque eh, se ci sono dei sistemi diciamo pronti a intervenire per eh diciamo evitare un impatto no la risposta è no nel senso che diciamo ci sono studi al riguardo ma sempre teorici e, diciamo la prima missione che diciamo proverà sul campo una tecnica di detrazione di un asteroide che è la missione era Um, dovrebbe partire fra qualche annetto, se non hanno tagliato i fondi nel frattempo, e consiste nello sparare un proiettile a un piccolo satellite dell'asteroide Didimos per vedere l'effetto che fa. <ride> e però, uh, diciamo così, questa è diciamo, l'unica prova sul campo um, no, non banale da mettere in atto. Il, per il resto non, non c'è niente di, di pronto. Quindi non ci sono um, missili, missioni spaziali pronte a partire per intercettare l'asteroide. E con vari metodi che possono andare dal lancio del proiettile alla vaporizzazione della superficie al trattore gravitazionale, eccetera, uh, diciamo così, cambiargli. Il vettore velocità, quel tanto che basta per evitare la collisione. Anzi, eh, da questo punto di vista, anche i telescopi al suolo non costituiscono una protezione al 100%, ma solo al 30%, per il semplice motivo che mancano grandi telescopi nell'emisfero australe, quindi le grandi survey sono sostanzialmente nell'emisfero boreale della Terra, quindi. Uh, un asteroide pericoloso che fosse osservabile solo dall'emisfero sud, non avrebbe nessunissima difficoltà a colpire la Terra senza essere visto, e soprattutto uh, i telescopi possono essere usati solamente durante il giorno eh, durante la notte, scusate, e non durante il giorno. Quindi, ad esempio, <coughs> l'asteroide di, di Celia Vinsk arrivò dalla parte diurna del cielo e quindi non poteva essere. Scoperto durante la fase di avvicinamento, come ad esempio è avvenuto per 2008 TC3 di cui parlava prima Paolo. Quindi bisognerebbe porre, ad esempio, un telescopio spaziale all'altezza dell'orbita di Venere che guarda verso la Terra per cercare di eh, scoprire i nerte che, che arrivano dal, dal lato diurno o comunque che hanno orbite, per lo più all'interno dell'orbita terrestre, che sono molto difficili perché seguono le stesse vicende di Venere e Mercurio. Quindi sono osservabili solamente alla sera dopo il tramonto, o all'alba poco prima del sorgere del sole. Quindi hanno delle condizioni di osservabilità complicate. Eh, ragion per cui al momento siamo assolutamente indifesi, se non per il 30% di NERRET che comunque i telescopi riescono a detectare. Ma non c'è una, diciamo, una protezione veramente efficace. Quindi. <ride> come tante cose a questo mondo si va avanti così poi quando succede, succede um, chiameremo Bruce Willis Era la composizione... bastasse quello <ride> la composizione del frammento, quel frammento grosso da 575 ah sì, beh niente, era un frammento, frammento roccioso era una condrita sostanzialmente quindi una meteorite abbastanza primitiva mh, niente di diciamo niente di esotico, ad esempio è molto più esotica la meteorite Cavezzo, quindi quella che è caduta in Emilia Romagna il primo gennaio del 2020, però comunque lì si va a rapporti isotopici eccetera eccetera di ossigeno e quant'altro ma comunque in linea generale le meteoriti non, non sono pericolose, quindi non sono radioattive eccetera, non, non sono più radioattive di una qualsiasi pietra terrestre, quindi non c'è nessun problema a prenderli in mano, che però non va fatto, non va fatto, non perché vi dovete proteggere dalla meteorite, ma è la meteorite che deve essere protetta da voi. Quindi se trovate qualcosa che potrebbe assomigliare a una meteorite, quindi un sasso scuro con una patina nera sopra, cercate di non toccarlo con le mani, di metterlo, diciamo, in sicurezza, in un sacchetto di plastica almeno, e... E poi contattare ad esempio la rete Prisma eh, che vi darà tutte le indicazioni per uh, le analisi e quant'altro. Tenete presente che se trovate una meteorite, e questa è una cosa, diciamo un luogo comune: non diventate ricchi perché, o è una meteorite marziana o lunare, che sono rarissime, costano tantissimo, e va bene, ma prima di sapere che tipo di meteorite è dovete farla analizzare. Non è che raccogliete la meteorite, c'è scritto sopra: meteorite lunare, avete vinto. Quindi, dopo il passaggio in laboratorio, è chiaro che l'oggetto che viene restituito, perché diciamo il proprietario della meteorite è chi la trova, quindi non, non vi viene sequestrato, eccetera, eccetera. E però almeno l'avete fatta caratterizzare e quindi sapete che cos'è e quindi potete diciamo eventualmente se proprio siete venali rivenderla sul mercato e a seconda del tipo della provenienza avere un incasso più o meno alto però è importante che tutto quello che viene ritrovato che è una sospetta meteorite che non venga intascato messo nel cassetto eccetera ma venga Uh, inviato per l'analisi quindi mi raccomando contattate la rete Prisma www.prisma.inaf.it perché okay? in questo modo uh, diciamo se è effettivamente una meteorite avrete eh, campioni indietro quindi potrete farne quello che volete uh, vi faccio subito presente che il 99.9% delle segnalazioni che arrivano a Prisma sono tutti sassi terrestri quindi è estremamente difficile. Però non si sa mai. Altra domanda? Scusa che me le sono dimenticate nel frattempo. Eh, niente, le domande, mh, ce ne è, ne è arrivata una, ma penso sia per Paolo, perché è arrivata mentre parlavi tu. Niente, okay. raccontava mh, Stefano che si ricorda di un suo professore di Bologna, Adriano Guarnieri Minnucci, non so se lo conosci, che aveva nello eh, studio no. materiale raccolto a Tumusca. Okay. Ah, Ecco, sì, a proposito di questo. Se Qualcuno di voi adesso, quando riapriranno tutto, eccetera, vuole andare a vedere del materiale proveniente da Tunguska. Può anche andare al Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni Persiceto, che è gestito da Romano Serra. e Lui ha partecipato a diverse spedizioni verso Tunguska e quindi eh, c'è del materiale esposto proveniente direttamente dalla regione di Tunguska. Okay. E Valerio invece chiede, penso a Paolo, perché, se ho visto bene, sì. non esiste la risonanza 8 a 3. Ma, eh, la risonanza 8 a 3 esiste, però ah, carbonio, non è... eh. va bene, Albino. Vai, rispondi. No, no, vai pure. Tu vai, non, vai, non vai. è un problema. Vai, 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 no, no, ci mancherebbe eh, la risonanza 8 a 3, aspetta, la risonanza 83 nella mia eh, principale mm. sì. Mm. Uh, 8 giri di Giove equivalgono a 8 anni. Mm, si, sì, adesso dovrei andare a recuperare la no. 8 giri di Giove equivalgono a 88 anni eh, che sì. mi sembra un po', un po troppo. Uh, devo andarmi a recuperare. La, la diapositiva che adesso avevo chiuso quindi non so più dove l'ho messa se intanto vuoi dire qualcosa di... sì, se non sbaglio okay. ci deve essere un buco nella 7 7 terzi come se non ricordo sì, no, male perché non tutte le, le, no. le risonanze con giove no, aspetta, aspetta. hanno hanno la stessa influenza perché nel momento in cui un asteroide fa il giro e Giove fa il giro quando si ritrovano sono in una posizione che non riesce a spingere, perché se no tecnicamente si potrebbe fare tantissimi tipi di risonanze, no? Ci sono sì, alcune più efficaci. Esatto, alcune più efficaci, altre meno efficaci, eh. sì, c'era la 7-3, eh, mm. la 83, beh sì, in effetti qui erano segnate solo quelle maggiori, la 8-3 sì, ma eh, mi sa che è molto meno efficace, c'è un piccolo gap, ok? Adesso sì. dovrei anche calcolare a quanto equivali unità astronomiche. Diciamo, queste qui erano le lacune principali, eh. poi in realtà ce ne sono anche più piccole. Quindi, diciamo, dove lo certo. svuotamento avviene in modo meno efficace. E quindi sì, probabilmente c'è anche la 8-3. Qui erano assegnate solamente le prime diciamo, principali, poi eh, ce ne sì. ci sono, ci sono alcune con Saturno, no? Anche se sono 838 rotazioni dell'asteroide. Scusa, io pensavo a eh. 8 rotazioni di Giove, stavo pensando a no. 88 anni, mi sembrano un po' tante. <ride> ok, d'accordo, tre no, no. Giove, no. 8. ok, ok, ok. No, no, va bene, sì, in realtà c'è anche la 8 a 3, qui era, non era segnata, ci sono delle, dei gap minori che non sono indicati. Qui sono stati indicati solamente i gap più grandi, quindi. Eh, spiego meglio eventualmente nel senso che mi stupiva mi sentite? Eh? Sì. sì sì sono io che ho fatto la domanda sull'auto 3 perché l'auto 3, 3 dovrebbe essere compresa tra la 3 1 e la e la 5 2 quindi perché il rapporto è 266 quindi essendoci la 3 1 la 5 2 addirittura la 7 3 la 2 1 mi stupiva e mi stupisce ancora che, la, che non ci sia l'83 o che sia così poco significativa. Questa era la domanda: eh, sì, beh, <ride> può succedere evidentemente, sì, poi può esserci, pa poi sì, anche se al momento non, non ti saprei proprio dire perché l'83 è meno importante delle altre, ma evidentemente. Cioè, dai dati osservativi questo si vince Non ti saprei dire al momento, proprio non mi viene in mente il fenomeno fisico per sapertela giustificare, però ci penso mm, lasciami le mail, magari poi te le mando le mail. Dimmi Paolo, volevi dire qualcosa? No, no, eh, non tutte le risonanze hanno la stessa efficacia in determinate aree. Eh, per esempio, ora il vino non ce l'ha messa, ma ci sono alcune. Il vino poi, insomma, questo mi insegna perché non parlate da lui. Ci sono le risonanze secolari, ce ne sono alcune che effettivamente hanno più, sono più efficienti rispetto a delle risonanze di Giove. No? E, e questa è tutta, un, è tutta una dinamica che evidentemente eh, va, va, approfondita, va approfondita. E credo che anche ci sia un, un discorso di eccentricità. Delle varie orbite, quindi sia di Giove che non sono eh, orbite cir perfettamente circolari, per cui a anche quelle fanno influenzare eh, nel tipo di risonanza che ha maggiore effetto e minore effetto. Sì, comunque dovrei andare a vedere i sacri mm. testi per sì, cioè, sì, così sì. a bruciapelo non, non mi viene in mente un buon motivo, però probabilmente c'è. Grazie, grazie. Eh, niente, abbiamo esaurito le domande, quindi prima di salutare tutti, lasciavo un attimino la parola a Sandro Zappatore che voleva dire sì. due cose. C'era sì, eh, una o cosa Luigi, prima. Poi, sì. poi c'era Paola Avanzi, che è appunto il nuovo esatto. vicepresidente di, di Polaris, e, e ci teneva a fare un ultimo saluto visto che è l'ultima puntata prima della pausa estiva. Bene, Sandro, se vuoi andare tu, poi passiamo la parola a Paola. Okay. Buonasera a tutti, ringrazio gli oratori e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in questo esperimento di eventi e di iniziative congiunte. Che direi che alla fine di questo semestre è andato, posso dire che è andato bene, è stato di successo. Mi ehm, approfitto di, prima di lasciare la parola a Paola, di ringraziare tutti quelli che insieme a me hanno coordinato eh, la parte tecnica, quindi a te Marco, non solo per aver presentato, ma anche per aver curato la grafica del, eh, di questa iniziativa. Ringrazio il, eh, anche Fabrizio Biancardi che ha collaborato con te sulla parte grafica eh, per quanto riguarda, ad esempio, la sigla, ma non solo. Ringrazio Letizia che ci ha dato un supporto eh, per la regia Zoom, eh, che sta sempre dietro le quinte, come un po' come il sottoscritto, dovendo un po' scegliere e valutare la qualità di quello che viene messo, ritrasmesso e poi registrato. E con questo, di... ah, e anche Roberto Porro che mi ha dato una mano a eh, ottimizzare, diciamo, tutto quello che viene ritrasmesso sui canali social nostri, cioè del gruppo Astrofili Savonesi e poi in cascata su quello, su quello dei, del, del gruppo, sul canale YouTube del, dell'Associazione Polaris. Eh, mi auguro che eh, questa operazione possa essere ripetuta l'anno prossimo, diciamo, col nuovo anno eh, che almeno per noi ripartirà, almeno nelle mie intenzioni, dovrebbe ripartire per settembre. Gli oratori sono stati splendidi in tutte le occasioni, hanno intrattenuto il pubblico eh, in maniera assolutamente eh, elogiabile, eh, abbiamo sempre superato le 100 eh, presenze per ogni intervento, quindi Direi che l'iniziativa è un'iniziativa di successo, anzi da allargare e riproporre, semmai con qualche eh, novità. Eh, questo è tutto, lascio la parola a Paola che la vedo qui sul mio schermo. Vai Paola. Devi, Devi aprire il microfono attimo, Paola. Adesso chiedo alla regia di sbloccarti ehm, la, il microfono. Vai, Paola. Eh no, te le sei di nuovo chiuso. Ecco, Vai. ora mi sentite. Sì, no, perfetto. Io mi associo completamente a quello che ha detto Sandro, ringrazio veramente col cuore in mano i nostri due relatori di stasera, Albino, Carbognani e Paolo Baci, è stata un'interessantissima conferenza. Mm, Bella sotto ogni punto di vista, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista astrofilo amatoriale, che poi. Più che astrofilo amatoriale, è un astrofilo molto professionale anche lui. E volevo ringraziare veramente tutti, mi associo eh, anche con Sandro in tutti i ringraziamenti a chi ha ideato questa bellissima collaborazione tra le nostre due associazioni, eh, a tutti coloro che hanno lavorato assiduamente per fare in modo che questo diventasse realtà e una bella realtà per tante persone. Eh, ovviamente eh, il nostro presidente Luigi Maria Bernardi, anche lui, mi ha detto di eh, portarvi i suoi saluti i suoi ringraziamenti. È molto dispiaciuto di non essere potuto intervenire stasera, ma per motivi familiari di lavoro eh, insomma è partito e è andato era andato alla spezia diciamo quindi non non poteva esserci e, e ringrazio ovviamente tutti, tutti coloro che ci hanno seguito in questi lunghi, lunghi mesi in venerdì, questi bellissimi venerdì e auguro una una serena pausa estiva e con la speranza di rivederci presso tutti a settembre ottobre no? In modo da rendere ancora più unito e ancora più bella questa nostra esperienza di spazio per tutti. Avete qualcosa da dire anche voi? Io sono, sono contenta e sono, e sono onorata di far parte di questo bellissimo gruppo di persone. Sì. Uh, direi che restata, direi, inviterei tutti a restare in contatto con, uh, con, uh, soprattutto con i nostri social, sia del, di Polaris che eh, del gruppo Astrofili Savonesi, perché comunque abbiamo altre iniziative, per esempio stiamo facendo una con, eh, con i libri di astronomia che ci sarà fra due settimane a livello di Polaris questa presenteremo libri di astronomia e ne discuteremo probabilmente anche con, con qualche autore, quindi eh, sospendiamo per il momento spazio per tutti ma eh, non andiamo ancora completamente in vacanza, eh.